Buonasera a tutti da Radio Mirti. Andreana che vi parla. Siamo tornati a trasmettere dopo tanto tempo. Radio Mirti è un prodotto di Mirti Finance, la nostra società di business advisory. Siamo a Milano. Il nostro sito è www.mirtifinance.com e il sito della radio è radiomirti.com. Mirti si scrive con la Y, non ve l'avevo detto, mi raccomando, se no non ci trovate. Ed eccoci qua. Oggi è il 4 di novembre, siamo prossimi a un secondo lockdown, anche se sotto una forma diversa, secondo me non tanto distante dalla precedente, e le aziende sono pressoché in ginocchio. Questo l'avevamo già previsto, soprattutto noi che nelle aziende e per le aziende operiamo tutti i giorni. Personalmente ho visto costante l'imbarazzo nelle pubblicazioni, sia quelle sui social, sia nelle trasmissioni della mia tanto amata Radio Mirti. Continuo a trovare che tutti parlano, troppi parlano, c'è troppo rumore, ma in ogni caso, non che sia non corretto esprimersi, ma semplicemente rischiamo di dirci tutti le stesse cose in maniera ridondante. Però oggi avevo voglia di riparlarvi, perché ho visto che comunque gli ascolti ci sono stati, probabilmente molti di voi si sono chiesti che fine avessimo fatto, cosa stiamo facendo in questi giorni. Mirti Finance in questo periodo sta cavalcando un'onda importante, dedicandosi in maniera molto maggiore rispetto al passato di acquisizioni. Fusioni, acquisizioni, quello che in inglese viene chiamato M&A, Mergers and Acquisition. Perché? Perché c'è un enorme interesse in questo senso e il mercato ci sta dando più che forti segnali, concrete richieste di intervento. Non stiamo parlando solo di aziende in difficoltà, ma stiamo proprio parlando di aziende che attraverso l'acquisizione o la cessione di proprie quote o anche dell'intero capitale, dell'intera organizzazione, vuole vedere un modo di lavorare che continui in serenità e soprattutto che continui in una condizione di maggior forza, soprattutto perché il mercato a livello globale sta preoccupando tante popolazioni, quindi tante imprese. Cosa vuol dire vendere le proprie quote oppure acquisirne? Può significare tante cose. Perché? Perché attraverso un'acquisizione posso acquisire, ce lo siamo già detti anche in passato, fatturato, un certo tipo di clientela, un processo di produzione che mi manca, un'area geografica che non ho, o anche semplicemente investire diversificando mio indirizzo finanziario e quindi acquisire fonti nuove di reddito. Principalmente le aziende si accorpano per generare un'organizzazione più completa, quindi più forte. C'è sempre una certa reticenza nelle piccole imprese italiane, è una questione anche di non conoscenza e di mentalità. Se questo approccio fosse positivo, io sono convinta che anche tante piccole aziende, le famose microimprese, potrebbero aiutarsi l'un con l'altra, ma d'altra parte, se manca la conoscenza di fondo di questi meccanismi, continueremo ad assistere a un attaccamento improduttivo alla propria creatura, no? La propria azienda. Quindi non incontriamo l'attitudine alla cooperazione. Peggio per loro, peccato, perché in queste microimprese si possono anche trovare dei contesti di valore. Quindi noi, ecco, mi piace passare
l'idea di un'acquisizione non come una forma di colonizzazione, bensì un apporto di valore che non è solo finanziario. Molte aziende hanno bisogno sì di finance, di soldi, ma soprattutto hanno bisogno di una nuova governance, no? Ma se questo non si capisce, si vive l'essere acquisiti come una forma appunto di colonizzazione nell'accezione quindi proprio peggiore del termine. Stiamo avendo delle straordinarie soddisfazioni, stiamo assistendo a delle operazioni che fanno veramente del bene a queste aziende, che non dimentichiamoci, sono fatte di persone che ci lavorano, quindi creano valore, creano sussistenza a queste persone e alle relative famiglie, così come possiamo anche essere, come dire, fieri di essere i sostenitori di sviluppo. Abbiamo in questo momento storico delle aziende che hanno dei prodotti che hanno saputo sì creare e sviluppare, taluni anche brevettare con tutto lo sforzo che sta dietro al deposito di un brevetto, però grazie anche al nostro intervento vedranno poi proseguire il percorso di questo prodotto, questi prodotti attraverso una forza industriale e commerciale che in quel momento l'azienda non ha e non ha la forza di creare, o comunque se ce l'avrà in un tempo estremamente lungo. Quindi queste sono le soddisfazioni che in questi giorni stiamo portando a casa. Si sta cercando anche di salvare qualche azienda, qualcuna non ci ha capiti, si vede che vuole proprio lasciarsi al proprio destino, altri invece hanno apprezzato molto. Io invito chi ci ascolta a riflettere se vive una situazione che pensa possa essere migliorata, salvata, attraverso una forma di partnership finanziaria ed industriale, a non esitare a chiamarci. Abbiamo tanti contatti e ne sappiamo creare anche di nuovi. Personalmente prediligo le fusioni, le acquisizioni tra partner industriali. Perché? Perché non è il mero apporto finanziario che fa il bene delle aziende. Stasera, comunque, cazzeggiavo un po' su Facebook e sono inciampata in una poesiola. Quindi facciamo l'angolo della poesia. E ho trovato queste poche righe simpatiche che però possono aiutare a capire il concetto forse il più romantico dell'acquisizione di un'impresa o comunque di una joint venture con un'impresa o tra imprese e potrebbe aiutare magari chi è un po' restio ad avvicinarsi all'argomento. Quindi chiuderei questa brevissima puntata con questa poesiola così carina che dice: tu non sei come me, tu sei diverso, ma non sentirti diverso. Anch'io sono diverso, quindi siamo in due. Se metto le mie mani con le tue, certe cose le so fare io e altre tu. E insieme sappiamo fare anche di più. Tu non sei come me, sono fortunato. Davvero ti sono grato, perché non siamo uguali, vuol dire che tutte e due siamo speciali. E con questa poesiola chiudo questa volutamente brevissima trasmissione. Vi auguro a tutti buona serata e mi raccomando, non affrontate da soli questo momento purtroppo nefasto che ci sta travolgendo tutti. Un caro saluto quindi da Andreana, grazie per l'ascolto, grazie da Mirti Finance, da Radio Mirti. Buona serata a tutti.